Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi principalmente vi farò vedere le diverse caratteristiche tra il New 2DS XL, ho provato questa colorazione perché mi piaceva il bianco, e il vecchio New 3DS XL. Vi faccio vedere un po' le differenze, come gira il Nintendox Più Kids, con le relative differenze anche di quello. E iniziamo salutando Aurora di Fabio, Unicor Alex, Salvatore Palomba, Chiara Sabini. E vedremo anche per My Little Pony Hollis qualche trucchetto sulla gara di inseguimento, visto che Empyrea è bravissima e l'ha vinta la coppa più grande, diciamo. Perdonatemi la qualità del video, che è davvero pessima, ma siamo di sera e ho trovato un po' di tempo solo adesso per registrare. Allora, come possiamo vedere, innanzitutto possiamo vedere lo stilo, che questo è del New 2DS XL, che è molto più piccolino rispetto all'altro. Devo dire che faccio un po' di fatica tenendo questo pennino rispetto all'altro, però vabbè, sicuramente ne comprerò uno migliore. Il buchino dove incastrarlo è qui sotto, nello slottino piccino piccino piccino. Vediamo se ce la faccio, perché è più sagomato rispetto all'altro e allora sono in difficoltà. Ok, iniziamo. Ok, vediamo, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, ora ce l'abbiamo fatta. Ok, benissimo. Allora, esteticamente, a primo impatto, vi dico che è leggerissimo. Come potete vedere, ci sono le righe, spero si vedono nel video, sono in rilievo. E si vede anche qua la fotocamera che sporge, con il retro è così. Ma sicuramente l'avrete visto in migliaia di altre introduzioni. Ok, questo è come si presenta. È molto 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 più leggero rispetto il fratellone e i colori mi fanno impazzire, sono bellissimi assolutamente. Poi, se volete uno stile più retro, vi consiglio questo. È più massiccio, con materiali più pesanti. E invece, se volete assolutamente la leggerezza, vi consiglio questo. Ok, se volete il super design simil televisore, eccolo qui, con il nostro Zenko. Come potete vedere, non c'è assolutamente la levetta per il 3D, ma gli altoparlanti, anche che non sono presenti, i due altoparlanti sono qui ai due bordini spostati. Ovviamente, se mettete il volume alto lo sentirete un pochettino vibrare. E quindi occhio a coprire i due speaker con le mani, bisogna fare un pochino di attenzione, però il design veramente lo ripaga. Non so se si nota, ma io vedo che è molto 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 più nitido. Credo si sia messa a fuoco adesso, spero di sì. È molto più nitido, forse per la mancanza del 3D che l'hanno dovuto rimuovere. E come avete visto c'è soltanto questa fotocamera qui, perché vedete qua non c'è, mentre invece qua ci sono le due fotocamere. Ok, la luce un po' si vedono. Eccole qua, scusate, è tutto nero. Ok, è un po' più veloce, è molto più leggero. I tasti sono in plastica un po' più sagomati. Abbiamo il tasto home di qua, direi molto più comodo, che non c'è il rigonfiamento sotto rispetto all'altro. E che dire, è praticamente rimasto invariato il resto. Vediamo un po', ecco, è abbastanza reattivo. Più veloce l'eShop nello scaricare gli altri due giochi che ho qui è stato una scheggia, è stato velocissimo. Veramente, se con questo qua ci avrei messo 20 minuti l'uno, con questo ce ne ho appena messi 8 e l'ho contato col cronometro. Allucinante, stupendo per la velocità. Per i materiali è un design abbastanza solido, però ovviamente è sempre più leggero e meno solido di questo, quindi non si può pretendere chissà che cosa assolutamente. Però per le prestazioni ci siamo, sono buone. Lo schermo mi è piaciuto molto, soprattutto per la nitidezza, perché è molto fluido. Mi piace questo effetto stile televisore, iPad, cornice, come lo vogliamo chiamare. Veramente i colori molto vividi, brillanti. E come potete vedere, a volte i contorni sono più netti, più
più definiti ed è anche un po' più luminoso, nonostante abbiano tutti e due la luminosità sul 3. Ok, ho finito di alloggiarlo. Adesso apriamo l'altro, mamma mia. Allora, l'altro mettiamo a fuoco e questo qui, se volete un design più robusto, guardateli, eccoli qua, li confrontiamo. Ecco qua, questo è un po' più pesante, ha il 3D se lo volessimo vedere. Ovviamente non lo possiamo vedere con la telecamera, però lo conosciamo tutti che in realtà è un finto 3D e non reale, anche se è una sottospecie di 3D, mettiamola così. Come potete vedere, non so, io lo vedo lievemente più sfocatello rispetto il New 2DSXL, mamma mia, così lungo sto nome, scusatemi. Qua sopra c'è la telecamera, invece nell'altro è qua sotto. Gli speaker sono qui, gli altoparlanti, e i comandi restano pressoché invariati. Solo che chi ovviamente ha una mano più grossa, che si aspetta più robustezza, ovviamente io consiglio questo perché non c'è assolutamente paragone. Questo è come prendere una conchiglia del mare leggerissima e questo è come prendere un toast pieno di formaggio e di prosciutto pesante, anche se la sostanza c'è. È lievemente più lento nel fare le cose, proprio poco 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 poco, però si nota, si nota, si nota. Visto che il supporto mi sembra che terminerà l'anno prossimo, se dovete scegliere un modello, io vi consiglio di prendere, se volete più robustezza, questo qui usato perché costa quanto questo nuovo. Oppure, se invece non vi serve a niente il 3D, volete il design, volete la leggerezza, volete più scatto, non ve ne importa niente del 3D, prendete questo. Infatti, io donerò dolcemente questo nero per la Switch che prenderò a breve, spero. Anche se i giochi sicuramente nei video non li farò vedere, ma vedremo. Sfrutteremo un po' il cavalletto al massimo, comunque. Questo è quanto più o meno, sì, no, tanto questi lo conosciamo già, non ve lo faccio stare a vedere tanto, insomma, le cose principali le abbiamo viste. Bene, passo sulla versione Barboncino per dirvi qualcosina sulle gare e quindi niente, Zenko vi manda un salutone che eccolo si è addormentato. Ed eccoci qua con Empyrea. Allora, io come consigli ve ne posso dare veramente pochi, però ho notato che nelle gare e nelle cose che fanno i cani in questa versione sono molto più tosti, molto, nel senso molto più difficili da allenare, da addestrare, da far imparare le cose. Perché ad esempio quando portavo questi cani a spasso lo vedevate come erano indisciplinati, mentre invece nella Golden sono molto più obbedienti, trovano cose rare subito. È stato veramente bravissimo Zenko. Infatti, ho trovato diversi fiori e degli altri oggetti rari che adesso, vabbè, non mi ricordo. Ma sarà stato fatto anche per un motivo di versione, perché, ad esempio, mi ricordo che io avevo la versione bassotto di Nintendo vecchio che adesso non ce l'ho più e lì i cani erano veramente tostissimi, cioè troppo difficili, erano testardissimi. Infatti nei siti e poi nelle diverse cose dei forum ho visto che effettivamente era la versione in cui i cani erano più difficili da addestrare, per quello non riuscivo sempre bene a far tutto. Mentre invece le altre versioni erano un po' più morbide, malleabili, e idem qua a quanto pare. Ovviamente io arrivo sempre in ritardo, però ve lo dico adesso. Allora, innanzitutto come consigli andiamo su Empyrea ed è assolutamente consigliabile, no, ipernutrita no, meglio normale, però insomma avere questi tre. La fame, la sete, il pelo lungo è meglio che siano al massimo come valore, nel senso che la fame e la sete devono essere soddisfatte e il pelo deve essere lucente, in modo che il cane sia anche sano, anche perché sennò alle gare non potete partecipare. Poi, come altro consiglio, vi faccio vedere negli oggetti: mi sembra che si compra nel negozio dopo un certo tot di punti oppure di giorni. La Esca Pro, questa qui che è un'aquiletta.
E idem il disco pro invece per la gara del disco che si usano per le gare ai livelli massimi con la coppa, insomma quelli che vi fanno vincere gli oggetti dorati. Comunque, per un consiglio, oltre a far ripetere almeno 5 volte al giorno nell'allenamento dell'esca, insomma nella gara di velocità, è quello anche di farli uscire un bel po', di fargli imparare il passo, a tenerlo con empir, ad esempio. Nel senso che voi dovete camminare, il cane vi deve seguire e deve fare quello che dite voi, punto e basta, e dargli il biscottino per farglielo capire meglio. Ovviamente senza strattonare, perché sennò vi nervosite voi e il cane e va tutto a rotoli. Però questi sono i consigli scontati e principali che io da principiante posso darvi, anche perché Empiria, anche come avete visto, è ipernutrita ed è soltanto un volpino. Alla fine, anche se sono cani piccoli e robustelli, se li allenate tanto tanto con quell'esca, con l'aquiletta, ce la fate. Mi sembra sia anche rosa oppure bianca e azzurra, però ce la fate. L'unico segreto che posso dirvi è quando il cane vi sta seguendo nell'allenamento, voi tenete l'esca a una distanza vicino ai piedini del cane in modo che riesca a correre perché segue l'esca, però non troppo vicino perché sennò ovviamente la morde, quindi dovete trovare un giusto equilibrio. Io calcolo una distanza di circa 5 mm di righello tra la zampa del cagnolino e l'esca in modo che lui non morde l'esca e riesca a imparare il passo corretto. E questo è quanto vi posso dire. Non ve lo posso far vedere nel video perché sono tutte cose soggettive che a parole si devono spiegare, non posso farlo vedere così. Adesso ovviamente essendo in sovrappeso io non so se me la vince, però come potete vedere l'ha già mintata tantissimo. Speriamo che col video, ovviamente sicuramente mi farà fare una figuraccia, però io ci provo comunque. Eccola qui la nostra Empirea, ve lo sposto sopra. Ovviamente non premo la parte centrale che fa venire fuori il suono, perché tanto non ha il minimo senso. Ecco, vedete, non è né troppo vicino e né troppo lontano. Ovviamente io parlo per i cani alle prime esperienze, come potete vedere, Empirea va già molto veloce, quindi la distanza si allungherà circa 1-2 centimetri tra l'esca e il cagnolino. Tranne che nelle curve, come potete logicamente vedere, mamma mia. Spero di non far traballare troppo la telecamera perché veramente sto girando come una pazza. Allora, non farmi fare la figuraccia, Empirea, muoviti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Come potete vedere sono passati 39 secondi, che alla fine per un volpino è davvero un tempo molto molto lungo, perché appunto è un cane piccolino, quindi non si può pretendere chissà cosa, però nella gara del disco c'era un volpino maschio che avevo preso tantissimi mesi fa, solo che poi l'ho venduto, e lui ha vinto la gara del disco a livello massimo. Invece lei a livello massimo aveva vinto quella lì, questa qui anche obbedienza coppa maestra, però non ci è arrivata. E vabbè. E nell'obbedienza invece io non sono il massimo, ma proprio i cani in questa cartuccia non sono il massimo nell'obbedienza, no. Mi dispiace. Nelle altre gare fisiche sì, ma l'obbedienza non ce la facciamo. Comunque, questo è tutto ciò che io posso spiegarvi, posso dirvi, perché essendo una principiante non conosco tutti i trucchetti del mestiere. E quindi spero che questo video vi sia stato utile, sia per comparare le diverse console, per decidervi se in caso voleste cambiarlo, se ne vorreste comprare una nuova, solo per curiosità, insomma, così. Spero che la gara di velocità di Empiria vi sia servita, in modo che se per caso ci sono altri trucchetti che voi conoscete, me lo potete scrivere. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vedremo al prossimo. E con questo vi saluto e vi mando un grandissimo abbraccione, che mi scuso non ve l'ho detto prima. E quindi anche un bacione. Ciao ciao!